vai. Venire a Santarelli, la solita battaglia con il Vacchi, questa volta però hanno vinto loro. Sì, sempre una guerra con loro, sempre una palla a volo all'ultimo respiro. Non abbiamo giocato probabilmente un gran bel match, devo dire che non è semplice in un ambiente così, per qualcuno la prima esperienza ad alto livello, però nonostante tutto l'avevamo ripresa, quindi è un peccato per come abbiamo approcciato il tie break, perché abbiamo fatto tutti gli errori che non avevamo fatto nei set precedenti ed è un peccato. Comunque merita a loro che hanno giocato un'ottima partita in un ambiente, dire, caldo e fuoco. Peccato perché, anche se fa parte dello sport, a volte va bene a noi, a volte va bene a loro, questa volta è andata bene a loro, dovremmo essere bravi a rimboccarci le maniche e capire quello che non è andato, a far sì che quando arriveremo probabilmente più avanti e affronteremo, speriamo, il Vacchi in finale, saremo più pronti di oggi. Ecco, cosa ti puoi rammaricare di questa partita? Mi hanno battuto malissimo, mi hanno battuto veramente male, senza coraggio, nervositi perché ci facevamo qualche errore di troppo inizialmente e allora abbiamo rallentato la battuta e questa cosa non va bene. Questa è una squadra che gioca benissimo con palla in testa al palleggiatore, appena hanno la palla distante hanno dei limiti e lì non siamo stati prima di tutto bravi a sfruttare la nostra battuta, che non è d'altissimo livello, ma di sicuro battiamo meglio. E seconda cosa, quando loro hanno ricevuto non benissimo non dovevamo essere più bravi e lucidi. Poi magari se avessimo fatto un tie break differente, non giocato in quel modo, staremmo parlando di un altro tipo di partita. In tie break abbiamo fatto tanti errori, mi ricordo tutti gli episodi che sono successi ed è un peccato davvero. Adesso dovremo far tesoro di quello che è successo, deve essere una ferita che ci deve far male, perché quando torneremo in palestra dovremo essere più bravi di quanto siamo stati fino adesso. Ecco, è difficile adesso di ripartire dopo essere abituati da 2 anni a vincere tutti i trofei, è più nella testa o nella tecnica? Vabbè, la prima frase che ho detto appena finita la partita ero seduto e ho detto è una sensazione che non provavamo da un po', però dobbiamo pensare che questa è la legge dello sport. A volte ti va bene, ci è andato bene per tantissimo tempo, questa è la prima sconfitta, il primo trofeo che perdiamo in 3 anni, quindi ci può stare assolutamente se poi giocate in questo modo, non al massimo ma comunque con i nervi tesi a fior di pelle, ripeto, in un ambiente non semplicissimo. Credo che adesso dovremmo essere bravi a resettare, perché abbiamo una partita di Champions molto importante col Polizia e ci tengo tantissimo. È il bello dello sport, esatto, che è quella competizione. C'è indubbiamente un po' di stanchezza perché un tie break si fa sentire. Ora voleremo molto presto domani, una giornata massacrante, i ragazzi si riposeranno, noi dello staff un po' meno, perché domani pomeriggio si torna al lavoro, però è bello anche per questo, via. Ringraziamento di tutti i tifosi per un altro torneo giocato alla grande. No, grazie davvero a tutti i tifosi che ci hanno seguito da casa, ho ricevuto già diversi messaggi di sostegno e mi fa piacere davvero. Speriamo di ridarvi altre gioie, come è successo in passato, mi spiace per oggi. E posso solo promettere che torneremo in palestra più agguerriti di prima. Un abbraccio a tutti, a mamma in particolare e a mio fratello.